Andiamo giù, amore? No. Sì. No. Dai, andiamo giù. No, 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 no. Sì, dai, andiamo giù. No, 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 no. Dai, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Andiamo? No. Ciao, iPad. No, bad. Dai. Andiamo. Ah, 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 questo è difficile, amore. Turnica, turnica. Turnica. Vai, giralo. No, turnica. Cosa vuol dire turnica? Tu... Sì. Sei pronto per Harvard, amore. This is where Chiara Ferragni store his. The store now is all empty, but then we're gonna sanitize everything, put the clothes and accessories back, and it's gonna be open again for business from Monday. Salute, amore, guarda. Guys, so this morning I was at Chiara Ferragni's store for to check it because it's gonna reopen on Monday and for an important interview, and now to go back to business soon. Congratulazioni al mio amorino che è primo in classifica dappertutto! Bravo! Bravo! Bene, così, vai. Bene, bene. Devo raccontarvi questa attività a sostegno di tutte le maestranze del mondo della musica, che vanno dalle persone che montano i palchi, dai tecnici delle luci, fino ai maestri di musica. Ve la spiego nella prossima story perché mi sono perso. Finirete, il mondo della musica sarà un settore duramente colpito da questa crisi, soprattutto i concerti, quindi chi monta i palchi e tutti gli operai che lavorano in questo mondo non potranno lavorare per un bel po', perché molto probabilmente non si vedranno e non si faranno concerti per un po'. Quindi cosa ha fatto? Spotify insieme a Fimi hanno creato un fondo da mettere a disposizione per queste persone. Se andate sul mio profilo Spotify vedrete un bottone sul quale si possono fare donazioni. Io, ragazzi, lo so che sto promuovendo un sacco di campagne, però anche un aiuto piccolissimo, se si è in tanti, si può davvero fare la differenza.